Yeah. Ha ha ha.
una ribella, devo dire, e mo appunto se qualcuno ce la fai tenermi un attimo la telecamera, devo andare a dire una cosa. Madonna, che rottura di palle, anche perché ieri fossimo assolutamente riuscito a fare se si salito su lezione perché hanno fatto un'infamata, perché sono salito, però devo cambiare mano. Ieri sera alla fine non sei bella. Allora poi ieri sera non sei no, sono tutti i pomeriggi. Parte. È stato fino a un po', fino a 6 così. Ci facciamo due righe. Tienimi un attimo la telecamera, andare a dire due cose. Tieni la ferma, punta di là che io arrivo. Vai, vai. No. E poi abbiamo visto la questione di lavare le aule in corridoi, che mo ci mettiamo un paio d'ore anche perché cioè, è abbastanza fastidioso il fatto che uno entra in corte quando ci sono un po' di accendi, se tu di un paio di santino, che succede anche nelle peggiori cantine quell'odore. E noi ci dobbiamo andare tutte le mattinate ed è un pochettino fastidioso. E boh, per ora tutte le nostre idee erano queste, adesso vediamo di far uscire fuori qualcosina di più. Anche e soprattutto trovare qualcuno che poi si occupi di queste cose. Grazie mille. Hanno fatto un'infamata! Meno male che ce l'avate comunque, perché non so se abbiamo chiamato una persona, abbiamo chiamato noi. Perché se potevano darci anche la colpa a noi, che eravamo stati noi. E quello è il casino, se è successo una cosa del genere era un casino. Ma perché hanno scritto su Saremo News? Ma hanno scritto dell'occupazione Saremo News? No, ieri era occupata. Bene. Saremo News ha scritto che hanno dato un segnale, che sono passati. Lo sai cos'è? Io avevo anche proposto di prendere due barattoli di Nutella, due o tre filoni di pane di Trioro e fare Nutella a parte oggi pomeriggio. Alla fine quanto costano due barattoli di Nutella? Se voi invece avete delle proposte che vuole, se si vuole organizzare qualche aula, fare qualche altra attività alternativa, ci mettiamo lì e la organizziamo, troviamo un posto e se, se raccogliamo un po' di soldi possiamo fare Nutella party, due o tre barattoli di Nutella e un filone di pan di Trioro. Mica non sentono. Sì. Bella Nibi. Ho detto, se ammucchiamo un po' di soldi possiamo prendere due o tre barattoli di Nutella e due o tre filoni di Trioro. E fare un Nutella party possiamo fare oggi pomeriggio. Nutella party. Pomeriggio. Sì, infatti, no, era un'idea. L'idea è questa. No. Magari
come ieri, perché cazzo Dio, adesso c'è sto pallone là, non sappiamo com'è, come sistemare la situazione. Dove è finito il pallone? Ma perché è la segreteria, se andiamo là dentro ci mangia. Non ti riprendo, tranquillo. Comunque ho fatto un infamato, i professori non dovevano salire. Durante l'occupazione se c'è persona, c'è persone che vogliono recuperare. Benvenuto magari andare al terzo primo, al terzo piano, sì. Però fanno delle ore. Però sbagliato. Non devono fare entrare perché anche lì dove, dov'è che l'hanno fatto? In Emilia Romagna l'occupazione, quando ho fatto quell'occupazione della Madonna che non ho... Cos'è che ha detto di giusto che stavo parlando? No, alla fine è autogestione. Alla fine così è autogestione. È vero. Allora, però traditori. Stanno parlando di qualcosa. Dove? Mi piace un mal di gola, io ero lato come un matto. Guarda che cielo che c'è lassù. Anche la pioggia mi sa che arriva. Arriva gente, dai! Arriva gente, va bene, questo è un buon segno. Tanto alla fine per venire a scuola, guarda. Infatti mi sono dalle 9. Ma infatti mi sono andato tranquillo e poi sono venuto. Che cosa? Furto di documenti. Vabbè, la previsione
ci vuole la presa industriale, chi è quello lì? Comunque siamo stati abbastanza puliti, cioè nel senso non sono successi casini. Vabbè, tornei di calcio, pallavolo. No? Quello è sbagliato, vabbè. Ma alcuni, però la maggior parte non hanno fatto casini. Quelli della nostra... Infatti c'era anche gente fuori. Qui devi chiudere le finestre. Dove sono? La sua al terzo piano, infatti non si vede. E poi forse di fotografia, ma non penso che ci sia nessuno che sappia, cioè non lo so, magari c'è qualcuno, però non penso che sia stato molto interessante. Comunque boh, diteci se forse di fotografia se vi piacerebbe, se non vi piacerebbe. Mica se fa scuola così, spiegare le cose. Ci fate un favore, ci siamo in assemblea, ma avete tempo, no? Beh lì però dai. Oh, ma comincia ad arrivare parecchia gente comunque. Sì, ma se continuiamo così va bene, ce n'è di gente quest'anno. Ieri sera ora che c'è. C'era anche ieri sera. Ma io forse stasera mi fermo, non lo so. Non so ma detto che ci andremo in una trentina. Va bene. Ma ieri sera mi c'è più forte eravamo la 50. E il fatto che ha detto che fa freddo perché hanno spedito i mossifoni, bastardi. Sì, andavo da solo, no? Veramente? No, io a quanto ho saputo sono venuti ma poi ce ne sono andati. Non lo so. A me hanno detto così. Ma se usciamo poi possiamo rientrare? Sicuro? Non è che ci sbarrano dentro come hanno fatto stamattina? Stamattina hanno chiuso, lo sai, no? Siamo venuti a chiudere, non potevo entrare, non potevo uscire nessuno. No, non hanno aperto. Sì! No, ti dicevo, stamattina mi hanno detto che hanno chiuso loro tutto, nessuno poteva uscire, nessuno poteva entrare, ma non no, i bidalli. Non vorrei dire una cazzata. È in così, è in così, parte no, è in così, sì.
Tanto lo scrivi. Alla fine è fatto dritto. Eccolo. Ma lei il telefono per terra. Con l'H penso. Non ridere perché te l'avresti scritto veramente. Bravo. Bella, ci facciamo un attimo dei punti per vedere tra una parola e l'altra. A pezzi. Diciamo la tua striscia l'ha presa pure qua. Siamo la tua striscia. Ehi, vai, stanotte sono un po' moriamo a fuori casa. Cioè, dipende quanto memoria ci metti. Adesso ancora un'oretta ciò. Adesso ho messo la memoria piccola da un giro. Sì, lo so. Non cattiamo qualcosa? Deve essere una cosa specifica. Troppa gente. Troppa gente. Le candeline. Abbiamo dovuto ridurre il numero delle persone. Auguri. E Gisboame. Allora, abbiamo dovuto ridurre il numero delle persone perché la polizia ci ha riferito che comunque per fare un corteo bisognava avvisare 3 giorni prima, quindi per farlo lo stesso e far passare il messaggio, e comunque l'abbiamo fatto con meno gente e senza cori per fare una cosa tranquilla. La telecronaca come la fai tu? Non ha detto, a parte loro hanno detto che siamo in 35-40 secondo loro, ci ho detto io occhio, ho detto boh, almeno siamo così tanto, contiamoci però... contiamoci un attimo ragazzi, vediamo la telecamera se siamo 9, 10, 9. Sì, lo sto facendo già. La nostra 28, che cos'è qui? Siamo 28, sì. Lo stabile o la morale? Tutte e due. Tutte e due. Tutto. Proprio tutto. Ah. Anche noi siamo a pezzi. Tutte e due. Quindi se vuoi ripeterlo tranquillamente, ti va di ripeterlo, per metterlo su YouTube, ti va? Niente, adesso abbiamo incontrato la Digos e ci ha caldamente consigliato di tornarci alla scuola in quanto stiamo svolgendo una manifestazione non autorizzata. Dicono che siamo una quarantina, anche se poi ci siamo contati e siamo meno di 30, però comunque resta il fatto che non abbiamo avuto l'autorizzazione. Adesso decideremo cosa fare, se tornare subito a scuola o fermarci un attimino qui. Va bene.